te la metteresti la mascherina? No, dipende dai luoghi, se ovviamente è un luogo di aggregazione. Sì, sì. Io no, perché secondo me è inutile se non si prendono le adeguate precauzioni, poi, cioè, se non si lavano le mani, se poi si stanno lì. No, la maschera non la porto perché penso che la debba indossare chi realmente può essere, diciamo, portatrice di virus. No, personalmente non ho questa necessità. No. No, non vedo la ragione, perché non ho contatti in luoghi pubblici, in luoghi chiusi. Io ogni tanto ammetto, ma come gente spaventano di più che io sto qua, per adesso non l'ho messo. La sera in metro che vado lo metto, qua dentro cerco di non mettere. Cosa ne pensi della misura di protezione e stabilità dell'Italia? Ah, io penso che sia molto esagerato, perché effettivamente il pericolo che c'è è stato potenziato da quelli che sono tutti i media, eccetera. Il reale pericolo è molto inferiore a quello che si vuol far credere. Penso siano un po' eccessive e creino più panico che attenzione, in realtà. Hai paura di coronavirus? No, non ho paura. Ho molta fiducia nei medici e... No, personalmente non ho, però ecco, che va gestita sempre con serenità e con estrema calma. Sì, beh, ho paura del virus perché a parte ci atteniamo alla disciplina e al regolamento del popolo italiano, però penso che sia una cosa da guardare bene, insomma, da non sottovalutare, ecco. Che cosa pensi se ti si avvicina qualcuno che indossa la mascherina? Penso che sia una scelta rispettabile, che personalmente per i motivi anzidetti non condivido, però ecco, sicuramente è una scelta rispettabile per chi ha necessità di avere una percezione di sicurezza maggiore, soprattutto ritengo psicologica. Ma non discuto chi la porta, non giudico, ognuno penso che sia una cosa più mentale a questo punto di chi la indossa, insomma. Speriamo che passa questo periodo e dopo facciamo tutti saluti e baci.